Ma dai, Domenica, per favore, rispondimi, eh? Tu hai stato a sola con Diego Quiroga, sì o no? Sì, zio. Ma che dice, merda? Sì, mi ho incontrato con lui nel campo e abbiamo parlato sopra la nostra situazione, è tutto. Perché non hai detto che quel ragazzo si stava molestando, eh? È l'hijo del peor nemico nostro. E perché lui esiste, Domenica, perché? Non lo so, non pensé che fosse necessario esserlo. Domenica, che succede con te, eh? Niente, però él non ha sido malo con me. Lui non può parlare con te, eh? Non può farlo. Perché no? Algún día llegaremos a entendernos con quella gente, sì. Algún día, speriamo. Per questo non significa che saremo amico del suo cileno, nunca. Ma perché no, zio? Ascoltami bene. Io voglio essere come che non sai che hai parlato con quel ragazzo, però deve essermi una promessa. Che devo prometterle, zio? Mai più. Nunca dejará che Diego Quiroga si ti avvicini. Devi prometterlo. Lo prometto. Le giuro che nunca mai vedrò a Diego Quiroga. E te lo avviso, se il tuo padre o io sappiamo che quel ragazzo ti molesta, Diego Quiroga morirà. Hai capito? Va bene. Permesso, contessa? Di vincere? Va bene. Adriana? Sì. E la sua mamma? Ti piace? La mia sorellina l'ha accompagnato al bagno. Stiamo soli. Capelli di carota. Adriano! Queria vedermi, Gigio? Sì, avanti. Grazie. Dove andava? Stai arreglando qualcuno assunto, Niente di grave. Hai visto il mulino? No. È listo per funzionare. Ah, che bene. Ora devo convincere la signora Mapuche perché dà l'autorizzazione per riparare l'acquedotto. Devi insistere con ella, Certo. Quiero parlare di nostro padre. Che le ha fatto qualcosa al papo? No, però le passerà. Si sa che Concetta non è marasana. Mi dispiace, Paolo. Concetta t'aspetta a casa. È molto nervosa e chiede che tutto questo termini quanto ante. Come puoi vessare questa donna? Per amore di Dio, non dica niente a mio marito. Va tutto bene. Cosa succede, Mariangela? La signora le duele lo stomaco. Chissà che cosa ha mangiato. È vero. Ti senti male? Sì, ma non è grave. Mi sento solo un po' male. Poverina. Perché non descansi un pochino? Ecco. Io ti accompagno. Vada, vieni con me. Va. Permesso. Il lavoro. Ma come è possibile, Adriano? Tutte queste donne sono propriamente volgari. Sono buone persone, madre. Zitto! Además, questa donna è sposata. È lei che ti ha portato il pane a casa nostra? Sì. Madonna mia, perché io tengo questi figli? Io voglio morire. Calmati, mamma, calmati. Io non posso calmarmi. Tu devi aiutarmi.
e non darmi problemi. Io non queria venire in Cile. Lei ha insistito. Tu hai un compromesso con me. E per il momento, niente. Traté di convincere il vecchio, ma non è possibile. Ma sicuro che sì. Anda, parla con il nonno capo. Sposati con la sua figlia solterona. Mi dispiace, carissima mamma, però io non quiero sposarmi. ¿Qué le hace ese hombre aquí? Parecito colono. Buonasera, figlie mie. Io sono Camilo Norfini e vi porto un messaggio. Mensaje? Di chi? Del nostro Signore Gesù Cristo. Mensaje, Signor Gesù Cristo? Certo, mai patire un altro non quiere no mensaje. Salgate de mi luca, mamme cosa. Però io vengo in son de pace. Salgate de mi luca, te dicen. Pega palo io. Avanti, Paolo. Sono pronta. Sono io, Concetta. Giorgio! Giorgio! Ma che fai qui? No, tu non quiere conoscere Gesù Cristo tuyo. Come no? Gesù Cristo è amore! Ya escucha, ñuque mío. Mejor válgate. No, yo respeto a tu tío. Respeto a que tú piensas. Pero no, yo tiene cosa propio. No, yo creí en Mapu, el universo. ¿Qué está tú? ¿No oí? Yo solo quiero que me den una oportunidad. Per insegnare la parola di Dio, la parola di Gesù Cristo. Él la sarà migliore persona. No, c'è gente buona. Mai? Non mi darò per vencido. Gesù Cristo è morto in la croce per farmi espiare i peccati, donne! Io non conosco il peccato tuyo, clon! A muie! A muie! Vai, gata de mi ruca, clon! Sa che pi! Necessario aspettare Paolo così? Perché lo dici? Ma hai visto come sei vestita? Questo è molto difficile per me. Sei ingiusto. Scusami, però vederti così, madonna! Faccio un sforzo per poter essere quello che mi pediste. Lo so, amore mio, lo so. Dov'è Paolo? Paolo non viene. No. E no, non pude convincerlo. E io devo seguire sperandolo. Dai, Concetta, calmati. Non capisco come tolleri che tuo hermano mi umile così. È difficile también per Paolo. E per me. Mi dispiace, sposa mia, però ti giuro che Paolo verrà a vederti quanto ante. Oiga, ¿y usted cree que este infeliz va a querer hablar con nosotros? Pero que sí, pues, hombre. Buongiorno. Ma necesitano parlare con me, eh? E certo. Aquí no, italiano. Suelta el caballo, el amador. Papá, ¿qué cosa? No tengáis miedo, hombre, si no te va a pasar nada, al contrario. Quiero proponerte algo que los va a ayudar a salir de los problemas que tienen. Ya, ya. Ya, vamos, claro. Con tanto dolore, quasi come partorire. Domenica, mi amor. Amore. Venga. Estaba tan preocupado por usted.
E io per te, amore. Parlò con il juge su tio? Sì. E pensa che abbiamo parlato a veces, nada más. Ya. Yo quiero decirle que... que usted no puede salir más de su casa, ¿no yo? ¿Y por qué? Es por mi taita. ¿Qué es suceso ahora con él? Lamento decirlo, pero él quiere hacerle daño. Quiere vengarse de su taita haciéndole daño a usted. Le juro por mi taitita que yo no quise decir eso. Fue el Constantino que me jugó una mala pasada. Abbiamo ascoltato la sua explicazione. Adesso, vai via! ¿Me va a perdonar, señorita Ornella? No lo so. Puede ser. Pero adesso no. Guido, dile que se vada. ¿Hai sentito, mia sorella? Sí, ritiri. Lo que yo quería decirle es que su belleza es tal que me hace suspirar y que sus ojos son más lindos que las estrellas iluminadas del cielo. Quello che Regildo vuole dirti è che la tua bellezza è così tale che le fa sospirare e che le tue occhi sono come le stelle che illuminano la notte. Ecco! In tutti i modi, è un maleducato. Che posso, per ponermi la buona con te? Pidami lo che quieran! Non necessitiamo suo aiuto! Come che non necessitano mio aiuto? Io le voglio aiutare a incontrare il Lairon che le rubò il dinero su taita. Ya van a ver, le juro che voglio incontrare ese infeliz. Yo no quiero dejar de verte, amore. Hágame juicio, le dice. No quiero que salga de su casa sola, ma yo... ¿Cómo vamos a verlo, entonces? Vamos a tener que jardino nomás, puño. No puedo. No puedo. Tú eres la mi vida. Yo te voglio bene. Yo te amo. Yo también la amo a usted, mi pajarito de Dios. Venga. Por eso le ruego, le suplico que me haga juicio, pues. No quiero que salga sola de su casa, ni que menos se acerque para la mía, ¿no? Yo... No sé qué haré sin ti estos días. Vamos a tener que ser fuerte nomás. Vamos a tener que esperar hasta que se aquieten las cosas para que nos podamos volver a ver. Estos van a ser los días más largos de la mi vida. Míreme los ojos, mi boquita de miel, porque tengo que decirle algo muy importante. Usted es lo único que tengo en la vida. Y voy a luchar hasta el final para que estemos juntos los dos. Y pase lo que pase, yo a usted no la voy a abandonar. Yo te amo. Yo también a usted. Sciogli il sangue dentro le te voglio bene assai. Ya, è mejor che largue pa' su casa. No es que no quiero nada que el juche su tío ni su taita sospeche nada, ¿no? Yo... Ya, larguemos. Ma tu sai, Giorgio Capo è un uomo molto abile. Appagò il discontento di tutta la gente regalando le comida, è vero? Giorgio Capo non va a cumplir con nada. Él ya tiene lo que quería. Es uno de los hombres que más tierra tiene en esta región. Si el gobierno chileno no les entrega a ustedes lo que les corresponde, a él no le va a importar. Ma hay molta gente que piensa que todavía es posible que cumpla con la sua promesa. ¡Es vero, es cierto! Señor, 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 con una mano en el corazón, ¿usted cree que le va a cumplir las promesas? ¿Cree o no cree? Ma no creo. Bueno, no bueno, bueno, entonces por eso tiene que hablar con las autoridades, pues, con el mismísimo gobierno de Chile y con la gente de su país. ¡Ma imposible! Ninguno me escuchará, ninguno, ninguno. Uno solo quizás no, pero un grupo colono sí, pues. Escúcheme, italiano. Usted tiene que convencer a los colonos que lo acompañen a la capital para contar cómo viven aquí en San Giorgio. ¿Eh? Usted tiene que pedir, exigir que los manden de regreso a Italia. Ellos tienen la obligación de hacerlo. ¿O piensan seguir viviendo aquí como animales, señor? ¿Eh? Eso es lo que quiere para sus hijos. Y eso que todavía no estamos en invierno.
Cuando lleguen los fríos y las lluvias van a empezar a morir como mosca. ¿Eh? Piénselo. O va a reaccionar cuando uno de sus hijos se muera. ¿Eh? Ah, por fin llegó mi niño. Me tenía tan preocupada. Estoy bien yo. ¿Qué de comer? Mi taita, ¿dónde está? Salió él. ¿Y para dónde fue? No dijo. ¿Andará en algo malo su taita? Me dijo que estaba su Mayra. Ando guardando la gallina. Se ha demorado. ¿Quiere comer ya? Estaría bueno. ¿Por qué me mira así, oiga? ¿Así como? Como si me quisiera comer a mí, po. Cuidado que mi mamá está allá afuera. Sabes que a mí no me importa nada si mi mamá está allá afuera. Yo lo único que quiero es darle un besito en esa boquita de guinda que tiene usted. ¿Y qué está esperando, poiga? Giorgio Capo è libero, disponibile, ancora una volta, ho molta ragione per essere felice. Mamma, zitta. Tesoro, cosa succede? Non hai parlato niente. Ma credo che tengo che tomare una decisione molto importante, Marietta. Che decisione? Ma basta di abusi. È arrivato l'ora di organizzare tutti quelli che sono discontento con Giorgio Capo, No, Luigi. No, tesoro, per favore. Ma lo faccio per te e per i miei figli. Luigi. Voglio esigere alle autorità che non paghino il viaggio di regresso all'Italia. E poi denuncio le ingiustizie che abbiamo vivuto qui. Andiamo a mangiare, vamo, Ciccio. No, aspetta, Paolo. Devo parlare con te. Parliamo a casa, tengo molto appetito, ma, no. Ma devo asserti una pregunta ora. Sta bene, domanda. Ma non so come dire. È delicato. È perché, Ciccioletto, eh? È perché tanto mistero. Domanda. Dimmi, tu senti algo per Concetta? Amore, le cose si stanno arreglando. Perché fare algo così? È presto di tomare una decisione molto importante. E tu, come la mia sposa, devi rispettarmi, capito? Io ti rispetto, sposo. Chiaro che ti rispetto. Va bene. ¡Qué tartazo bueno esta cabrita! ¿No, Samuel? Sí.
Bien buena que está. Ahora déjame solo con ella, Jacinto. ¿No me va a decir que la quede para usted solito, patrón? Ya, te fuiste aquí. Ahora voy a saber lo que es bueno, italiana. ¿Cómo te viene en mente preguntarme una cosa así? Ma, perché è importante per me. Tu pensi che sento qualcosa per la tua donna? Sei tu che devi rispondere. E come è possibile che mi haga questa domanda? E tu sei... tu sei il mio fratello. Me conosce mejor che nadie. Sì. Però potrebbe aver passato. E però non passò. Paolo. Sei solo da tanto tempo. Quello non significa che non stai interessato per una donna. Entonces está interesado en cualquiera. Yo creo que sí. Pero no quiero hablar de eso ahora, ¿eh? Scusami. Giorgio, ricordalo siempre. La donna del mio fratello è sacra per me. Olvida. Sono un stronzo, un tonto, ¿eh? Tutti questi problemi con il governo cileno. E quel nieto che nostro padre vuole, mi dire così. Andiamo a mangiare, Emilio, eh? Sì, sì, vai tu, io devo fare alguna cosa qui. Paolo, io ti voglio bene. E io a te. No! 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 Per favore, signore, non mi haga nada, li supplico, li supplico, ah! Non mi haga nada. ¡Sosiégate, cabra de mierda! ¡Diego! ¡Diego! ¿Vuole del vino, Adriano? No, io voglio lei, Nazarena. ¡Nazarena! ¡Vieni qui! Ascoltate tutti! Voglio denunciare a Giorgio Capo per tutti i suoi abusi e le sue promesse incomplite. Voglio sapere se conto con l'appoggio di tutti voi. Luigi, per favore, siéntate. Come, per favore? Non prenditi il problema gratuitamente. Lavora, per questo sei venuto in Cile. Ma no, Don Camillo, questo è finito. E sto decidito a tutto. Chi sta con me? Chi ha il coraggio di affrontare la famiglia Capo? Tranquilita, io passo tu. Tranquilita. Perdonami, Taitita. La che devi pedirle perdono è a me, Diego. Che caievo che te antes che pierde mi Taita. Non posso credere che tuo padre haya sido capace di hacerme questo. Perdonami, pajarito mio. Ma com'è possibile che nos odie tanto? Tranquilita. Sacami di qui, Diego. Stiamo andando ancora. Quasi come partorire se stessi. Chi è? Finalmente si ricordarono che esisto. È mezz'ora che vedi la comida, tengo hambre. Giorgio, sono io, Giulia. Ti ho detto che non quiero volver a verte. Tieni. Quiero che sepa chi è la verdadera Giulia Urbini. Amami, Giorgio, sono solo tua, sei il mio padrone. Luigi,
tranquillo, calmati, pazienza. Dobbiamo riconoscere le cose buone che ha fatto. Ma se non fosse per il signore capo, non ne staríamos mangiando questo ora. Questo uomo è un imbecille, è matto della testa. Ma vuole denunciare a Giorgio Capo. Che facciamo? L'unico che mi faltava è stare messo in una rivoluzione, Dio santo. Questa gente è veramente selvaggia. Zitta, mamma, zitta. Adriano, Adriano, vai a buscare a tua sorella. Tranquilla, mamma. È molto largo. Non essere ingrato, Luigi. E tratta di essere felici con lo che lo scapo non sta. Io non mi vendo per un piatto di comida, Rutilio. Prima di tutto sta la dignità della famiglia. Non sai quanto ho aspettato questo momento, Giorgio. Lasciami mirarti bene. Non dobbiamo perdere tempo. Ma es che... Todavía non è comido. Non è questo il momento per pensare a mangiare. Abbracciami. Giulia. Questo che stiamo vivendo è un calvario. Questo è un vero calvario. Io non voglio che mi regali la comida. Io non voglio niente. Io non voglio ganarmi con le mie mani il pane per la mia famiglia. Per questo le pido a Giorgio Capo che cumpla con le sue promesse. Chi sta con me? Luigi. Luigi, amico, siamo con te. No, Tancredo. Stai zitta, Mariangela. Io sono con te, Luigi. Alessandro, pericoloso, maledetto. Tranquilla, amore mio, tranquilla. Luigi, tieni ragione. Ah, grazie, grazie. Mariangela, ha visto la mia sorellina Giulia per qui? Domanda a Nazarena. Vedo che tu e quella signorina sono molto amici. Ma lo faccio per te. E per mia figlia. Credimi, Marietta. Credimi. Ya llegamos ya. Vaya tranquilita. Sono tranquilla. Ven, ven. No te vayas, amore. Tengo que ir a ver qué pasó con mi taita. No es que quedó todo aturdido el hombre. Debería entregarlo a la policía. Nunca nessuno me había tratado así. Yo sé que estuvo re mal lo que hizo. Mal. Mal, Diego. Tu padre es un monstruo. Él se comporta así porque no quiere perder lo que le pertenece. E lo giustifichi? Io non sto dicendo nada, doña. Tuo padre mi ha aggredito, Diego. Tu sei testigo. E se non mi salvi a tempo, solo Dio sa che avrei passato. È terribile. Io l'unico che posso fare è disculparlo e prometterle che non volverà a passare. E questa è l'unica cosa che mi va a dire. Bueno, a me mi pare di más que re mucho ya, pues. Debería contarle tutto a mio padre. Che locura, signora. Sì. Questo voy a hacer. Le contaré tutto lo che è successo. No, 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 pajarito, no se largue, venga. Tu taita me amenazó de muerte. Usted lo habla, todos dejan real. Tu padre non merece nessuna considerazione. Nessuna, Diego. Yo, pajarito. Yo lo único que le prometo es que esto no va a volver a pasar. Te lo juro por taitita Dios y por el amor que siento por usted. Discúlpeme a mí también. ¿Y tu hermano no viene a cenar? No, ha dicho que lavorava hasta tarde en el escritorio. Si quiere, posso llevarle un piatto de comida. Deve tener hambre, non ha mangiato in tutto il giorno. Olvidalo, Concetta. Quando arriva, mangerà. Va bene. Dovremo andare a dejar la comida a los Urbini. Povera gente. Che faremo senza medico a San Giorgio? Buscare un altro. E tua hermana? Non lo so. Sicuramente sta accostata. No, ho stato a vederla al suo dormitorio, non sta. Tranquillo, Gigio.
Forse salió a camminare. Tu sai che a Domenica le piace molto camminare sola. Ma le ho detto mille volte che non salga sola. Perché mi disobbedisce. Buonasera. Guarda chi è entrato. Domenica, vieni qui. Dove stava? Veramente sei una casa di Pandora, Giulio Bruini. Non hai visto niente di niente, tuttavia, Giorgio Capo. C'è di più? Molto di più. Perché sai tanto dell'amore, Giulia? Scusami, Giorgio, devo andare. E perché, tesoro? Devo andare a vedere a mia madre, poverina, in quel lugar spantoso. Ti ordino che ti quedi qui. Lo sento, Giorgio, ma io solo ubbidiré a mio marito e tu non mi hai sposato todavía. Ma tu sei la mia nuvia. Già no, Giorgio. Tu hai mandato ritornare in Italia. Ciao. Addio, Giorgio Capo. Ma... ho fatto una pregunta. Dove stavi? Sono andata a passeggiare. E perché non mi hai detto che ti accompagnara? Alla mia sorella le piace molto salire sola. E questo non va bene? Mi dispiace di averlo preoccupato. Permesso. Aspetta un attimo. Siediti qui a mangiare con tutta la famiglia. Sì, papà. Già olvidaste che un cileno te molestò? No. Ascoltami bene, Domenica. Tu, sola, fuori, nunca más, hai capito? Sì. Beatrice, segui la pasta tua sorella. Posso farlo da sola, papà. Ho detto a Beatrice da serlo. ¿Me va a decir o no me va a decir qué fue lo que pasó? No, señora, no se preocupe usted, oiga. ¿Y vio a su padre? ¿Encontró con él? ¡Samuel, santo Dios! Diego, saca un arma y sígueme. Alguien me atacó en el bosque. Es posible que ese infeliz todavía ande dando vueltas por ahí. Estoy seguro que uno de esos italianos. ¡Muévete, vos, Diego! Taita, yo sé quién fue quien lo atacó. ¿Quién? Fui yo. ¡Sposati! Con Silvana, capo. No podemos retornar en Italia. Me dispiace, Contessa Urbini, pero yo no nací para el matrimonio. ¡Es Giulia, mamá! ¡Oh, Dios santo! ¡Gracias! ¡Ciao, familia! ¡Es Giulia! ¡Ah! La notte è tanto bella! Il cielo sta pieno, pieno di stelle! Io spero tengas una buona esplicazione, stupida! Dove stava? Con Giorgio Capo. Il nonno Capo? Sì, madre. Quella stupida, come lei mi dice, ha realizzato un grande lavoro. Sono sicura che domani io sarò sposata con Giorgio Capo. Perché lo hizo, Diego? Ora vai a prendere Paolo Morera! Ora vai a prendere a respetare a tu padre! ¡Vieja! ¡No lo sienta, Mercé! Este cabro no merece perdón de Dios! ¿Por qué lo hizo, Diego? Lo hice para protegerlo. ¡A mí no me vengáis con esa! Ahora ya sabes lo que es bueno. ¡Vieja! Yo quiero saber por qué Diego tenía que protegerlo a usted y de qué. ¡Haga su lado, hija! Si usted le hacía daño a la hija menor de un capo, esa gente podía matarlo, Taita. ¿Cómo no es capaz de darse cuenta? ¿Usted iba a hacerle daño a esa niña? ¡Samuel! ¡Contésteme!
darte explicaciones a vos, mierda. Usted iba a hacerle daño a esa niña. En todo caso, no lo paré por eso, Taita. Lo hice para protegerlo. No es que esa gente de armas tomar. ¡Yo sé cómo defenderme, carajo! ¿Y no le gastó con el sustito que le hizo pasar a esa cara, señor? Ah, quería dejar la buena para nada. Es que no puedo creerlo, Samuel. ¡No le da vergüenza! Voy a hacer cualquier cosa que esté a mi alcance para conseguir que esos italianos dejen mi tierra. Y tú vas a pagar bien caro por lo que hiciste, cabro de mierda. Las perdiste toititas conmigo. Está bien lo que hizo, hijo. ¿Cómo va a estar bien lo que hice, doña? Es mi taita y tengo que respetarlo, señor. Puta madre, ¿en qué momento me fui a enamorar de esa italiana? Usted y Giulia siete stati juntos. Certo. E per caso non sono un capo, eh? Proprio qui, eh? Tutti e due. Giorgio, è stata una festa. Questa donna è un vulcano, un animale. Virgen santa, nonno. Venivo giusto a parlare con usted degli Urbini. Domani pensavo di comprare il passaggio per chi torni in Italia. E preso una decisione sopra gli Urbini. E chiedo che tu haga tutto come corrisponde, eh? Andate a accostarti, voglio stare solo. E tuo figlio? Si può accostare? Si può accostare, già. Tan fuerte che le pegò, oiga. Bien merecido lo tenía. Él hizo lo que pensaba que era mejor para usted. No lo justifique, Mercedes. Porque no hay ninguna, absolutamente ninguna justificación para que un hijo le levante la mano al padre. Lo que yo debía haber hecho es echarlo a la casa. Que no se da cuenta que es lo que hizo. Lo hizo para protegerlo. Si yo le hubiera levantado la mano a mi padre, lo primero que habría hecho era quemármela. Para que no olvidara nunca más en la vida de eso. Hay que parar todo esto, oiga, Samuel. Si no, la sangre va a llegar al río. Tal vez. Yo tampoco quiero que le pasen a usted, oiga. Usted es mi marido mío. Ya. Anda a acostarte. Y su hijo también lo quiere mucho, ¿ah? ¿Eh? Anda a acostarte, te dicen. El odio lo está cegando a usted, Samuel. Usted odia a todo el mundo. Odia a los indios, odia a los italianos. Pero tiene que entender que su hijo es de otra laya. Y usted va a tener que saber entender eso. ¿Lei quería hablar con me? Sí. Se trata de la mia partenza. No me diga esto, que se me parte el alma, Adriano. La mia è rotta in mille parti. Io ho fatto tutto. Tutto perché se quedara, ma mio poverino padre è un testa dura. Silvana, non quiero irmi di qui senza portarmi via un suo ricordo. Un ricordo? Ecco. Aspetta, io vado in casa a buscare algo. Algo. Algo che sia veramente mio. No, no, Silvana, non mi rifiero un oggetto. No. No. Mi riferisco a lei. Capisci? No. Non capisco. Quiero llevarmi di ricordo il sapore della sua bocca e il profumo meraviglioso del suo corpo. Silvana. Occhi di cielo. Io sono molto felice, padre, di sapere che ha cambiato d'opinione. Giorgio mi ha detto che è successo ieri notte. A proposito, dove stava ieri notte? Il tuo fratello mi ha detto che aveva salito. No, io salì a camminare, papà, niente.
está haciendo la corte a qualche italiano. No, babbo, io non faccio la corte a nessuno. Ah, deveria farlo. Sei un capo. E i capo sempre abbiamo molte donne. Parlami, parlami di quello che è successo notte. Ah, una notte meravigliosa. Ora che gli Urvini hanno tornato alla casa, sarebbe buono fissare una nuova fecha per la boda, eh? Io non ho detto che mi casarei. Come che no? No. Voglio conoscere un'altra candidata. E come un'altra candidata? In chi stai pensando, babbo? In Ornella Verotti, la sorella di Guido, eh? Si yo tuviera un hijo como su Diego y me hace lo mismo, yo no sabría qué hacer. No, si le aforré esa mierda. ¿No creéis que se la llevo pelada? Lo debió haber dejado solo con la italiana esa, tremendo festín que se perdió por culpa del Diego, señor. Ah, ya el tiempo va a preocuparse de esa mocosa. ¡Ah! ¡Parece que tenemos visita! ¡Buongiorno, señor! ¡Buongiorno! Loro sono Tancredo. Alessandro. Piacere. Buongiorno. ¿Cómo dieron con la casa? Ma estaba pensando la su propuesta. Y tomamos una decisión aquí con los amigos, ¿eh? Bueno, usted dirá. Usted tiene toda la razón, señor Samuel. Dobbiamo hacernos escuchar. Y luchar por nuestros derechos, ¿eh? Andiamo a Santiago a denunciar toda la injusticia cometida da Giorgio Capo. Vieni a iscriverti per lavorare nella ferrovia. Ho detto a Costantino di dire a tutti che non esito qui domani temprano. La verità è che non, signore. Ma, e allora? Hai algo molto importante che lei deve sapere. Di chi si tratta? Parla. Luigi Tassotti vuole traicionarle. Ah, me parece pero muy importante que hayan decidido denunciar a Giorgio Capo, mi amigo. Ma vogliamo viaggiare prima è possibile. Bien, entonces nosotros vamos a preparar las cosas porque es muy relargado el viaje para la capital. Ajá. Allora, ¿cómo facciamo questo viaggio? Ma non teniamo denaro. Ah, però io tengo un poco di denaro, se lo può prestare, pues. È molto amabile, signore. Molte grazie, signore. No, nosotros non necessitamo denaro. Con questo basta, io tengo un poco. Va bene? Ma molto grazie. Orgoglioso l'hombre, eh? Oh. Jacinto! Manda, Borsón. Prepara la carreta che tengo allá atrás. Al tiro. Creo que sería conveniente que esto quede entre nosotros nomás, eh? Te sabe por qué se lo digo, ¿eh? No te preocupes. Para nosotros es muy importante denunciar lo que está sucediendo. El señor capo, o quien sea, deberá responder por la promesa incumplida, ¿eh? Tassotti. Sí. El marido de Marietta. ¿Lo conoce? Sí. Sé quién es. ¿Y qué piensa hacer? Un gruppo di coloni quiere partire a Santiago per parlare con le autorità cilene e contarle lo che succede a San Giorgio. Che cazzo pueden decir? L'autorità sa tutto quello che succede qui. Quieren perjudicarlo. Signor Giorgio, quiere parlare acerca del contratto che lei non ha cumplido, questo che abbiamo firmato in Italia. Ma questo Tassotti è scemo, tonto. Che scemo? E quiere approfittarsi di lei, è un ribelle, è tutto. Basta, basta.
non continuare, Adriano. Una signorina come me non deve comportarsi così. Per favore, Silvana, non pensi a niente. Adriano, perché non parla con mio padre e mi lieva con te di volta in Italia? Però, certamente come la sua sposa. Suo padre jamás la dejará partir, Silvana. Adriano. Lei debe saber que yo nunca avevo hecho algo así. ¿Ma perché? ¿Acaso no me ama, occhi di cielo? Lo amo. Príncipe encantado. Lo amo del primer giorno que lo he visto. Anch'io. Adriano. Adriano, siamo arrivati. Confessa. Madonna santa. Lo colono sono tutti d'accordo. Ma no. La mia famiglia, ma un gruppo del coloni. Non siamo d'accordo con l'idea. Nosotros siamo molto contenti con lei, signor Giorgio. E quando pensano di partire? In alcune ore. Bene. E tu parti con ellos. Che dici? Eh sì, così non despierta sospetta. Se questo t'asodi pensa di manciare il mio nome, si equivoca. Che stai facendo con la signorina? Come puoi comportare così con la signorina, Silvana? Che vergogna, Maria Vergine. Che fate qui? Il padre di questa signorina ha cambiato d'opinione. Che cosa dice, contessa? Non partiremo per l'Italia. Continueremo qui, Adriano. Giulia Urbini sarà finalmente legittima sposa di Giorgio Capo. Io mesmo ho ingrassato cada ingranaggio. Tutti i meccanismi funzionano bene. Solo falta l'acqua, perché San Giorgio produca sua propria farina. Sta bene, molto bene. Però io non vengo a parlare del mulino, Guido. No. No, io vengo a parlare della sua sorella. Che succede con mia sorella? Hai una persona molto interessata in conoscerla. Conoscerla? Eh sì. Per essere amici? No, precisamente. Per sposarsi con lei? Eh sì. E chi è? Per caso sei tu e non ti atrevi a dirlo, eh? No, ragazzo, no, no, no. Allora chi è? È il mio padre. Il mio padre quiere conoscerla, Ornella. Ojalá que los italianos le pongan alto pino cuando hablen con las autoridades allá en Santiago. Espérese nomás, van a gritar como animales en matadero. Pues, señor, y el Diego está, hay que contarle la noticia, se va a poner recontento. No me hablé, es infeliz. A ese cabro le hizo mal ir a la escuela. Piensa puras leceras nomás. Oye, señor, el Diego es buen cabro, no se enoje con él. Lo que pasa es que está muy resolo, si aquí no tiene amigos. ¿Para qué vamos a hablar de mujeres si la casa es remolienda, está comadora a distancia acá? Tenés razón, ¿eh? Eso es lo que le hace falta a ese cabro. Una buena hembra. Va a haber que traerle una entonces. ¿Y para qué? Si aquí la tenemos. ¿Quién sería? La hija de la Felicia, tu hijastra. La libertad es buena cabra para mi hijo. Pero el signore Giorgio può essere il nono de mia sorella, Paolo. Io lo so, ragazzo, lo so. Scusi, signor Paolo, però io non voglio sposarmi. No todavía. Non è buono contraddire al mio padre, eh? Non accetto un no por risposta. Se non lo quiere conoscerla, e así sarà. Ha capito?
Deja eso y acompáñame. ¿Y para dónde? Hay que llevar los animales a pastar. Taita. Yo quería pedirle perdón por lo que pasó anoche. Sería mejor que hiciera lo que te pedí. Ah, y quiero que cualquiera de estos días hables con el amor y le pedáis permiso para poder ir a ver a su hijastra. ¿A la libertad? Sí. Creo que sería una buena esposa. Vamos a empezar a preparar el casorio.